240.000 cinghiali, 200.000 caprioli, 12.000 daini, 4.000 cervi e 3.000 mufloni. In Toscana gli animali selvatici hanno raggiunto una densità che non è più sostenibile, tanto che il territorio regionale è ormai divenuto un enorme allevamento allo stato brado. Questo allarme arriva da Coldiretti, che da tempo denuncia la grave situazione in cui si trovano gli imprenditori agricoli. Per questo ha voluto fare il punto in Riprendiamoci il territorio, un incontro con le imprese sulle problematiche derivanti da ungulati e predatori. Uno studio del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina ha rilevato nel 2015 la presenza in Toscana anche di 109 branchi di lupi per un totale di oltre 600 individui. Questi predatori, dicono da Coldiretti, che fino a qualche anno fa erano localizzati solo in alcune aree della regione, oggi sono presenti stabilmente in tutto il territorio toscano. All'ordine del giorno, razzie quotidiane, greggi dimezzate e danni alle stelle. Senza dimenticare il numero degli incidenti stradali causati dall'attraversamento degli animali, che è in continuo aumento. Nell'ultimo anno in Toscana sono stati denunciati una media di 3 incidenti al giorno. E purtroppo si registrano anche casi di incidenti mortali. Ma il problema non è più solo un problema agricolo. Oggi, diciamo, la necessità dell'incontro è per capire che alla fine qui c'è un danno ambientale in atto in questa regione. C'è un problema legato agli incidenti stradali, le cronache l'avete citato voi, ma c'è un problema che le nostre aziende non solo non possono fare più impresa, ma si sta spopolando il territorio, i terreni sono incolti e un problema anche di dissesto idrogeologico, perché poi alla fine quando piove o ci sono eventi alluvionali importanti, il rischio concreto è che appunto con l'abbandono dell'uomo nelle campagne i territori vengano ad essere allagati e anche nelle zone a valle. Ma è insostenibile, abbiamo circa 500.000 capi fra ungulati, predatori che stanno devastando le nostre campagne. Purtroppo anche la legge obiettivo, che non è stata ancora completamente attuata, ha una serie di ritardi e difficoltà. Noi oggi ci incontriamo, cerchiamo di raccogliere una serie di proposte che poi ovviamente porteremo direttamente al governatore Rossi. Quanto è sentito tra gli imprenditori agricoli questo problema degli ungulati? Ma il problema degli ungulati ormai è non sentito, ma diciamo che siamo in un'emergenza fortissima, perché non riusciamo più a coltivare, non riusciamo più a produrre. E questo è un disastro perché al di là di una perdita chiaramente di prodotto, è una perdita quindi economica, c'è anche un dissesto dei terreni in modo pazzesco, quindi stiamo distruggendo un territorio. Se non si mette fine a questo scempio e concretamente si fa qualcosa, azioni veramente forti, concrete e risolutive, saremo sempre qui a contare i danni e poi a non risolvere il problema.